Niente, succedeva che quando facevo le confessioni venivano da me i pederasti, quelli che gli piacciono quelle cose che si infilano. A me quelle cose lì non mi piacciono tanto. Io preferisco le cose all'antica, quando c'era la famiglia così. E allora, perché a me dopo inizia a sentirsi una puzza lì nel confessionale che non ci si sta, tutti i peli attaccati alla finestra. Ma mi dica, mi scusi, mi dica perché qui io. Mi hanno accusato varie volte di andare alle prostitute. Allora, io sono un frate per bene, cioè, oddio, una volta o due magari ci sono andato, che mi sono anche divertito. Dopo niente, mi sono confessato, sono andato dal mio chierichetto, gli ho detto dai, tirati giù i pantaloni, le mutande che te lo metto un po' anche a te. Lui ha detto no, poi alla fine è andata sempre bene. Lo sono riuscito a infilarglielo. Oddio. No, lo so che queste cose non, no, ma non succede niente, anche nella chiesa si inculano di qua, di là, è una cosa normale, che è normale amministrazione. Noi frati e preti ci piace proprio infilarlo ogni tanto anche a noi, perché sai, non è che si può andare avanti a Ostia. L'ostia, il vinello è buono, però ogni tanto ci vuole un po' di carne. Ecco, la carne umana allora inizia a soddisfare quella voglia di schifezza che ce l'hanno anche i preti. Ecco, proprio quella voglia di schifo che c'hai lì, dove la metti? Dove la metti quella voglia lì? Non, a un certo punto la devi manifestare, inchiappettando qualcuno, mettendo, dando una benedizione, va bene, ogni tanto però, ogni tanto puttane, ogni tanto il chierichetto, bisogna proprio darci, dai.